Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo vlog. Oggi insieme a voi voglio parlare della zootecnia, tutto quello che riguarda la zootecnia su Farming Simulator, cioè come la migliorerei, come secondo me va migliorata. Dopo lo scorso video dove andavo ad elencare i 5 punti secondo me che la Giants dovrebbe sviluppare sul prossimo farming, oggi dedico un video solo e soltanto agli animali, perché secondo me meritano un video a parte. Prima di cominciare vi ricordo in descrizione Twitch, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, dove se avete Prime potete abbonarvi gratis ed entrare nella fantastica chat Telegram riservata agli abbonati. Ci sono poi in descrizione tutti i miei social, il tastino qua super grazie per offrire un caffettino al canale e tanta altra robina utile, andate a guardare la descrizione. Allora, io direi di cominciare. Iniziamo col dire che so benissimo che alcune di queste funzioni sono implementate già in alcune mappe, in alcune mod, ma io sto parlando del gioco standard, cioè io vorrei queste cose nel gioco di default, che siano per console, per PC, applicabili a tutte le mappe del gioco. La prima cosa è ovviamente l'alimentazione degli animali. Secondo me è troppo semplicistica, è troppo ridotta all'osso il fatto di fare la razione mista solo con insilato e fieno, perché se volete nel gioco standard si può fare anche solo con insilato e fieno, non serve manco la paglia. Insomma, dobbiamo un pochino variare sotto questo punto di vista, e la prima cosa che farei è proprio quella di mettere nel gioco vari tipi di insilato, diversificare l'insilato, fare, che ne so, insilati d'erba, insilati di mais, insilati di erba medica, insilati di cereali, il pastone di mais, che è una specie alla fine di insilato, no? Che si dà ai maiali, tutta questa roba qua che va poi ad influire sulla qualità del prodotto. Certo, io non andrei a fare una cosa troppo complicata, no? Sapete che nella realtà i vari insilati hanno diversi valori energetici, valori proteici, non andrei a complicare troppo le cose, ma perlomeno andrei ad inserire un premio, un bonus a livello di produzione e riproduzione. Ad esempio, se tu i maiali ai maialotti invece di dargli solo il pig food, che è una specie di pappetta mista di tutto, gli dà il pastone di mais, possiamo simulare che crescono più velocemente, si riproducono più velocemente, ingrassano più velocemente e quindi tu ne hai una maggior resa economica. Possiamo simulare che alle vacche, a seconda di quale tipo di insilato dai, cambia la qualità del latte e quindi la produzione. Possiamo mettere, che ne so, se gli dai insilato di mais il latte aumenta del 50%, se glielo dai d'erba del 20%, se glielo dai di cereali il 25%. Cioè ogni tipo di insilato va ad aggiungere o a diminuire la quantità del latte. Non andrei a fare la qualità del latte, cioè non andrei a fare latte premium, latte normale, latte scadente, perché se no non finimo più, ma perlomeno andrei ad agire sulla resa del prodotto finale. Molto importante appunto soprattutto anche il pastone per i maiali, perché è una cosa che in tantissime aziende dove si fanno maiali c'è il pastone, tutto quello insomma che abbiamo visto con la mod Mais Plus integrato di default, ma un pochino più semplificato, non andrei troppo ad esagerare. Una cosa del genere, insomma, diversificazione dei vari tipi di insilato e dell'alimentazione per quanto riguarda gli animali. Oh, un'altra cosa che io inserirei è una cosa che abbiamo visto sull'Alf Bergman, quindi una cosa fattibilissima se uno la volesse fare, ovvero la differenziazione tra le varietà di animali a livello visivo, ovvero vitellini piccolini, maialini piccolini, cuccioletti piccolini, che crescono poi mano a mano. L'abbiamo vista anche su Ranch Simulator sta cosa, quindi secondo me non è una cosa impossibile. Sul gioco base adesso hanno messo le varietà degli animali, se l'animale è troppo giovane non si riproduce, non fa latte e va bene, però visivamente non è una cosa che mi piace molto vedere la vacca che è identica al vitellino, cioè o che sia vacca o che sia vitellino noi li vediamo sempre grandi. Io in questo farei una piccola
differenziazione visiva, cioè metterei gli animalini piccolini, piccoletti e quelli grandi, grandi. Inoltre diversificherei anche l'alimentazione. Magari, anche questo l'abbiamo visto su Love Bergman, i vitellini li dobbiamo mettere in delle stallettine a parte, li nutriamo con il latte, eccetera, eccetera. A me piacerebbe vedere questo tipo qua di differenziazione visiva e non solo visiva. Un'altra cosa che vorrei vedere è la differenziazione tra maschi e femmine. Anche questa è una cosa che abbiamo visto su Love Bergman, che abbiamo visto in altri giochi tipo Ranch Simulator. Non vedo perché non possiamo vederla su Farming, ovvero che ci serve il maschio per cioè ci serve il toro, ragazzi. Il toro, un toro insemina quattro vacche. Vi faccio un esempio: un gallo insemina tot galline. Ogni 5 pecore femmine ce ne vuole uno maschio. Queste cose, ragazzi, di default non ci sono su Farming. C'è solo il gallo, che poi non si è mai capito se il gallo è veramente necessario su Farming o le galline poi si riproducono da sole anche senza gallo. Sta cosa non si è mai capita. Cioè, ci sono leggende che dicono, ma io prove tangibili non ne ho mai avute. Io nelle mie partite l'ho sempre comprato il gallo così per una cosa estetica, ma anche se fosse comunque una cosa che rimane sempre al pollaio, bisogna mettere tori, bisogna mettere pecore maschi, pecore femmine, maialini maschi, maialini femmine. Insomma, la differenziazione del sesso, perché è importante, uno gestisce anche meglio gli animali. E inoltre la possibilità, quando poi si riproducono i maiali, di vedere se sono maschi o femmine. Cioè, i maiali si sono riprodotti, ok, ma quante femmine sono nate? Quanti maschi sono nati? Cioè, questo è importante. Io metterei la differenziazione dei sessi degli animali, che in questo momento non mi pare che venga sfruttata molto su Farming. E poi l'utilità del mangime minerale. È stato messo il mangime minerale su Farming Simulator 22, ma non serve a una cippa. Cioè, sarebbe bastato semplicemente far sì che il mangime minerale nella razione mista aumentasse il latte di tot per cento. E invece non è così, abbiamo fatto delle prove e la razione mista, sia se la fai completa, sia se la fai senza mangime minerale, il latte è sempre quello. Allora, che ci avete messo a fare? Solo per far partire il robottino nella stalla meccanizzata? Io metterei diversi tipi di mangime minerale, ognuno con le proprie qualità, con le proprie funzioni, magari una che aiuta l'animale a stare più in salute, una che aiuta l'animale a fare più latte, una non lo so, nella realtà questi mangimi minerali che a cosa servono, che funzioni hanno, ma insomma loro lo sapranno, no? Chi fa il gioco. E quindi metterei anche l'utilità del mangime minerale, perché così come è stato messo adesso non lo vedo molto molto utile. E poi, amici, lo so che si tende a voler far avere un PEGI più basso possibile a Farming, ma purtroppo gli animali muoiono e quindi io metterei anche la morte degli animali, raga, perché la vecchiaia esiste non solo per gli esseri umani, esiste anche per gli animali. Allora, se volete tenere il PEGI basso, che non volete far vedere la carne, la macellazione, queste cose qui, ok, ve l'appoggio, però perlomeno mettete la morte per vecchiaia. Cioè, mettete che l'animale a un certo punto, quando è troppo vecchio, non si riproduce più, non produce più latte e non volete mettere che muore, almeno mettetelo sotto animali anziani. Noi sappiamo che quegli animali lì vanno venduti, ecco, diciamo venduti, li vendiamo, ma perlomeno mettete l'anzianità nell'animale. Cioè, il fatto che a una certa età l'animale diventa diciamo un po' inutile, non si riproduce, non fa più latte. Cioè, anche questa era una leggenda metropolitana, c'era chi diceva che le vacche a un certo punto non facevano più latte, che le galline vecchie non facevano più uova. Non è vero, raga, perché io ho provato nelle mie partite con le stesse galline, come ho iniziato so finito e le uova ce l'ho sempre avute. Quindi, ragazzi, la vecchiaia, la morte, purtroppo sono cose che nella vita ci stanno e quindi vanno messe anche in Farming, dai, su. E inoltre, a proposito di vecchiaia, di malattie, di vita, anche il veterinaio, la salute degli animali, cioè quando la barra della salute, avete visto che in Farming c'è la barra della salute degli animali, quando la barra della salute va verso il rosso, l'animale si ammala e ha bisogno di un veterinario.
una cosa figurativa. Non è che deve arrivare il tizio con la valigetta, non è che deve arrivare Giovanni con la valigetta. Vi ricordate in un film Giovanni di Aldo Gianni Giacomo era veterinario? Ecco, non c'è bisogno di quello, ma perlomeno spese per il veterinario, così noi sappiamo che non dobbiamo far scendere la salute dei nostri animali se non muoiono o si ammalano. E sarebbe anche quella una cosa molto carina, molto gradita. Sono sicuro, amici, che ci sarebbero altre 100.000 cose da dire, di cui parlare, ma secondo me queste sono quelle principali. Fatemi sapere nei commenti se voi siete d'accordo, se volete aggiungere cose in più o ci sono cose su cui non siete d'accordo. Insomma, scrivete, commentate. Però l'importante è che lasciate un mi piacetto, che vi iscrivete al canale, che attivate la campanellina. Inoltre ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consiglio al canale di sostenersi e andare avanti, portare tutti questi contenuti. Commentate, scrivete e noi ci vediamo al prossimo video. Speriamo che qualcuno ascolti queste mie idee. Ciao!